Ed eccoci per una nuova puntata di City Report, prima settimana di aprile. Oggi piove a Milano e siamo con due ospiti. Maria De Muzio, che tutti conoscete, consigliere del Municipio 8 Forza Italia. Ciao a tutti, grazie Tullio per avermi invitato nuovamente nella tua trasmissione. E Aurelio Miranda, di Voci di Periferia. Buonasera a tutti e grazie anche da parte mia. Ma di nulla, anzi, è un piacere mio. Questa settimana purtroppo abbiamo evidenziato una situazione veramente molto pericolosa, ve la faremo vedere. Anche abbiamo documentato parecchio video, non solamente perché dovevamo, tra virgolette, riempire la trasmissione, perché lo sapete che io chiacchiero tantissimo, ma per far capire a qualcuno dall'altra parte, in questo caso il Comune di Milano, MM Case, Rabaiotti, eccetera, eccetera, che le nostre denunce sono reali e concrete, non è che creiamo dei set come a Hollywood, eccetera. Vi anticipo, questi palazzi MM che andremo a vedere, alcuni simili ci hanno prodotto negli ultimi 6-7 mesi un incendio, purtroppo con un morto, zona Quarto Giaro, un altro incendio di cui ci parlerà meglio ancora di più, zona 7, via Saint-Bon, Aurelio Miranda, e uno in zona 8 che poi discuteremo ancora meglio con il consigliere De Muzio. Va bene, direi che possiamo agevolare questo filmato, preparatevi perché è una roba incredibile. Ci troviamo oggi con City Report di fronte alla chiesa di Viarsia, dove sono i campi rugby del CUS che vi abbiamo fatto vedere con le immagini di Paolo Rusconi quando sono stati inaugurati dal sindaco Beppe Sala e dall'allenatore di rugby Dominguez. E di fronte abbiamo questo palazzo che è via Cittadini 2, un palazzo che presenta numerosissime problematiche, anche piuttosto pericolose, onde elettromagnetiche, quindi questioni di salute gravi, oltre che problemi di degrado, insicurezza e di manutenzioni mancate. Di tutto questo lo vedrete tra qualche secondo. Buongiorno a tutti, sono Tullio Trapasso, siamo qui oggi con due cittadini in via Cittadini appunto al 2 nel municipio 8, in questi palazzi dell'MM dove stanno succedendo delle cose incredibili. Dopo che diverse persone si sono lamentate delle condizioni dell'aria di Milano, qui abbiamo dei problemi di onde elettromagnetiche che sono quelle dei famosi ripetitori di alcune compagnie telefoniche che sono molto amiche del Comune di Milano. Cominciamo a parlarne con il nostro amico, che ti chiami? Mario Casadei. Pure. E niente, già si vive male in questo quartiere. Poi dobbiamo avere pure queste antenne sulla testa dove ci portano delle radiazioni, che poi si sa che queste antenne qua vengono fatte con dell'amianto. Per cui a noi non ci ha avvisato nessuno. E questa è una cosa Per che non va cui fatta. è una cosa che non deve succedere, anche se viviamo dentro case popolari, sono cose che non va bene. Per cui cioè, noi cercheremo di respingere questo tipo di situazione che è stato fatto. Ecco, giustamente, come stava dicendo il signore, la presenza di ripetitori, di grandi segnali come questo che viene fatto qua, richiede perlomeno il consenso di chi ci vive sotto. Mettere una bomba sopra la testa delle persone non è una cosa corretta, ancor di più se lo fa il comune, non un privato. E soprattutto, gli utili di questa operazione, chi li ha presi? Io qualche idea ce l'ho, comunque andiamo avanti. C'è qui con noi Giuseppe dell'Aquila, anche tu vuoi dire qualcosa? Niente, noi una mattina siamo passati, c'era una gru che andava sul tetto, abbiamo chiesto che lavori sono, non hanno detto niente, poi dopo 3 giorni ci siamo trovati lì via Zoagli, questa antenna Sì, quella tela ripetitore dei ripetitore segnali. per i telefonini. E niente, siamo dispiaciuti perché comunque qui già il lavoro è fatto poco, le manutenzioni fatte male, non fatte, ci sono problemi di pulizia, e
Ecco, non si vive bene. Scusa. Vorrei ricordarvi che noi siamo stati qui più di un anno e mezzo fa e c'erano stati promessi dei lavori. Adesso andremo a vederli tutti quanti. Parlo direttamente con l'assessore Rabbaiotti, con cui ci conosciamo per altre situazioni di Milano. Forse è il caso di venire a fare un sopralluogo con i tecnici e chiedere anche a chi abita qui, a chi paga l'affitto profumatamente, a chi gli viene chiesto un ISE, a chi gli viene chiesto tutto, se ha il piacere di avere l'antenna sopra, di non avere tantissime altre situazioni che esistono negli stabili civili. Comunque entriamo e andiamo a vedere. Ecco quello che sta riprendendo in questo momento Paolo Rusconi, siamo sempre in via Cittadini al 2, siamo sempre con Paolo dell'Aquila. Qua abbiamo una barriera architettonica, purtroppo la persona che abita in questi appartamenti e con la sedia a rotelle ha dei forti problemi di salute, come fa a salire? Nella Milano che si propone per le Olimpiadi non abbiamo neanche le rampe per le persone disabili, da questa parte e anche nel lato opposto. E come potete vedere, entrando sempre dallo civico 2, dal cancello, anche sulla cartina apposta sul muro è segnalata una pista tattile, quindi per i non vedenti, che finisce qui. Da qui, come potete vedere, guardate quanto percorso manca, pensate a farla a occhi chiusi o una persona che è veramente non vedente, deve arrivare fino a qui, come se vogliamo dire, alla cieca o rischiando la propria vita, è un'altra indecenza. E anche questa cosa qui segnaliamo che è da sistemare, perché non si può mettere le cartine complete e poi i lavori invece sono fatti a metà. Fra l'altro vorremmo vedere se i lavori sono stati pagati o no, ma quello è un capitolo a parte. Ecco, il soffitto presenta diverse abrasioni, acqua forse colata. Qui non è problema di inquilini, come dicono loro, inquilini delle case, qui è proprio mancanza di manutenzione. Guarda, tutto staccato, guarda. Sì, sicuramente è un brutto spettacolo, pensando che qui ci abitano tantissime famiglie e che le condizioni di vita, di salubrità, devono essere di un certo tipo. Beppe Sala. Senza pannelli, caduti non messi. Scusa? Pannelli caduti non messi. Anche questi, una situazione. È uno stato di degrado, ma non voluto dall'inquilino, proprio perché non, è da 25 anni che non si fa niente in questo stabile. Quindi da quanti anni è che manca la manutenzione qui? Qui la manutenzione, vengono a fare qualche lavoretto, ma non c'è bisogna fare una manutenzione straordinaria a questi lavori. Questa che vedete è una parte nuova che è stata fatta, ma come vediamo non è stata fatta proprio a regola d'arte. Se mi segui Paolo un secondo, possiamo vedere anche i muretti di contenimento dove sotto ci sono le rampe, quindi c'è un dislivello molto alto, si vede qua il ferro. Senza parlare poi degli alberi che sicuramente crescono spontanei e non sono colpa dei cittadini che stanno sfondando i cancelli. Eccoci, stiamo vedendo in questo momento le verande della parte centrale di via Cittadini 2, sono tutte arrugginite e sinceramente meriterebbero un po' di decoro a questi cittadini che pagano l'affitto, vivere con una certa qualità, visto che siamo a Milano, è stata premiata da Sole 24 Ore per la qualità della vita, qui non ci sembra proprio che ci siano questi livelli di tenore di vita.
Vuoi dare una seconda vita alla tua pelle? Affidati alla linfa di vite e all'acqua biologica di Kiwi, contenute nei cosmetici di Ardex, che doneranno splendore e giovinezza al tuo incarnato. Pensati per offrire un'alternativa naturale alla cura del viso, sono ipoallergenici e privi di sostanze tossiche. La linea 51.3 di Ardex propone un siero viso anti-age, una crema idratante e un gel contorno occhi per le esigenze di ogni pelle. Con la loro texture setosa e fresca fragranza, sono adatti a uomini e donne. I cosmetici sono disponibili sul sito ardexshop.com e se desiderate un consiglio dagli esperti di bellezza, chiamate il numero verde 800 035 190. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di Via Dante, ci siamo trasferiti in via Govone 68, angolo via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal toupé alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari. Benvenuti alla Mondofre, sta arrivando la bella stagione, voglia di cambiamenti, voglia di novità, ma voglia soprattutto di riposare bene. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi realizzati con materiali puri ad alta densità e con certificazioni riconosciute a livello mondiale. Venite a provarli, scoprirete la comodità e noi vi stupiremo con la qualità ma anche con i prezzi. Primavera 2019, una grande promozione per tutte le coppie che decidono di iniziare una nuova vita insieme con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ortopedica con doghe in faggio. Mondoflex, un'azienda al servizio del cliente, vi aspetto anche qui nel nuovo punto vendita di Erba. Eccoci rientrati, avete visto la prima parte del filmato. Faccio una prima domanda alla Mary De Muzio, appunto in questo quartiere che tu conosci molto bene. Ma che sta succedendo a ste case MM? Ma io non me lo so spiegare, sinceramente vedere queste case con questi lavori fatti male, perché è impossibile che il percorso per i ciechi non sia continuo, o è saltato e non l'hanno sistemato. Comunque voglio ripetere che se i lavori di la piccola manutenzione, la manutenzione ordinaria non viene fatta, poi diventano lavori straordinari che vengono a costare di più e ci troviamo situazioni disastrate. E fra l'altro siamo ancora al primo pezzo, perché poi ne vedremo molte altre che, per quanto mi riguarda, le vedo in tutta Milano, anche Aurelio le vedo in tutta Milano. Sono situazioni proprio dovute al fatto che le famose tre scimmiette, uno non vede, l'altro non guarda e l'altro non opera. Aurelio, poi dopo ci racconterai anche che succede in palazzi similari, dove sei andato anche tu a fare delle foto. Più o meno la situazione è la stessa, un pelino un po' più grave questa volta, ma noi già ci siamo stati un anno e mezzo fa, era simile. Ecco, voglio concludere questo pezzo, adesso tra un po' mandiamo il servizio. Non si può sempre pensare che la fortuna debba aiutare, ci vuole anche un certo buon senso, che vedo mancare tantissime volte nel comune di Milano e in tutte le sue collegate. Comunque agevoliamo il prossimo servizio. Adesso, tralasciando tutto quello che stiamo vedendo, che è degno di un palazzo che si trova forse in qualche paese del terzo mondo,
perché dei muri così con i ferri fuori, ma addirittura abbiamo il controllo roditori senza neanche un cartello. Un bambino può venire a giocare, può toccare, può mettersi le dita in bocca, si può avvelenare. È un'altra cosa che in un palazzo, soprattutto del comune, dovrebbero rispettare certe regole. Qui le regole non sono rispettate per nulla, ma le state vedendo le immagini, non ci inventiamo nulla. E poi, guardate che capolavoro. Giuseppe, dici qualcosa di sto capolavoro qua. Questo ripetitore qua. Questo ripetitore porta morte. Qui è un casseggiato di persone, l'80% sono anziane con il pacemaker. Non so se... Non... Ricordiamo che ci sono un sacco di studi che sono stati fatti per cui le onde elettromagnetiche non dovrebbero essere troppo vicine agli alloggi dove le persone potrebbero viverci anche 24 ore. Questi sono alloggi dove le persone possono viverci tutto il giorno, quindi non andrebbero messe. Infatti se noi notiamo in giro per Milano vengono messe magari in aziende chiuse, in alcune stazioni nelle parti centrali dove si lascia una certa distanza, qui distanza non ce n'è. Cioè, in effetti stavo dicendo con quel signore qua che ci conosciamo da anni che effettivamente è anche fuori legge oltre che pericolosa, perché c'è l'MM, da quello che si è sentito, non aveva autorizzato l'installazione delle antenne per via che c'erano già abbastanza ripetitori in giro che poteva essere nocivo per la salute, mentre poi il comune di Milano, ovviamente responsabilità del sindaco perché è lui che decide, che avalla le cose ovviamente, ha deciso invece dicendo la proprietà è nostra e noi decidiamo, l'installazione va fatta. Quindi cioè, nessuno si è potuto opporre, gli inquilini non sono neanche stati avvisati dell'impianto, quindi non sono neanche avvisati, quindi si è visto fuori solo il cartello dell'Iliad che installava il coso. Cioè da studi penso che siano stati fatti, si sa benissimo che le onde radio per i primi 6 metri di raggio non sono nocive per i primi 6 metri, dopodiché si potenziano e per poter raggiungere tutte le altre stazioni cellulari o che cosa, i raggi si potenziano e quindi diventano sempre più nocivi. Quindi già chi abita sotto è fortunato in un certo senso, diciamo. Sì, ecco. Però abbassandosi di 6 metri cioè, si diventa sempre meno fortunati, si è sempre più soggetti alle radiazioni delle onde radio. Cioè poi dopo diranno che magari non sono dannose perché anni fa qualcuno ha cessato gli studi o li ha bloccati sulle onde radio, così cose vecchie. Mi scusi, ricordiamoci che questo qui è un nuovo standard, è il 5G e quindi questo ancora non ha degli studi. Già quelli col 4G c'erano gli studi che erano stati bloccati così, non si sa per quale motivo, e si sapeva già che erano dannosi. Poi dopo hanno ugualmente dato le concessioni. Il 5G, prima ancora di installarne, ne parlavano già dei pericoli che potevano derivare, quindi penso che prima di usarci come cavie, scusate l'espressione, come cavie potevano finire gli studi, fatti gli studi da esperti del campo, non da un sindaco, da una giunta o da chiunque. Il problema è che il profitto è veloce, gli studi sono lunghi ed è questo il contrasto. Il problema è anche del profitto, cioè avvisando i cittadini. Noi pigliamo 100.000 euro, 20.000 euro al mese o quel che sia per il coso, è nocivo così, il palazzo ha bisogno di ristrutturazioni, di essere sbiancato, bisogno di manutenzione, bisogno di... Volete che mettiamo l'antenna e noi pensiamo a nostro carico mettere, sistemare, tenere in ordine i giardini, cose... Cioè ci potevano essere delle proposte e ci potevano essere delle risposte da parte degli inquilini. Cioè invece è stato fatto tutto diciamo quasi sotto banco per non creare problemi o far trovare le persone con le cose già fatte. E come diceva qualcuno, a pensare male ci si fa peccato ma ci si azzecca quasi sempre. Il fatto di non aver chiesto a nessuno se era d'accordo su questa situazione. Questa persona qua, Andreotti, uno potrà dire quello che vuole di Andreotti, però ci ha azzeccato. Termine finale del suo frase famosa. Buona giornata, arrivederci. Ed eccoci in via Zoagli 1, come potete vedere anche le pulizie non è che siano a questo gran livello, abbiamo ancora delle caselle delle lettere rotte, insomma la situazione è un po' vetusta, anche questi elenchi qui sono vetusti, ma il vero problema dopo quelli che abbiamo fatto vedere della manutenzione soprattutto delle antenne rimangono comunque le barriere architettoniche. Guardate qua, ma come fa una persona con la carrozzina a potersi spostare, poter prendere la posta, andare fuori a farsi una passeggiata in cortile, ancora di più se deve salire per andare da questa parte. E però ci abbiamo una maniglia.
che vogliamo capire un attimo questa maniglia a chi possa servire, forse una persona anziana, ma sicuramente una persona disabile con la carrozzina o che ha problemi di deambulazione, su queste maniglie qui, sinceramente, vi posso dire per esperienza personale, per questioni familiari, non ci fa proprio niente, è veramente una vergogna. E sono 4 soldi da spendere qui per sistemare, eh. C'è proprio una mancanza di progettualità, di voler far vivere bene le persone. Questa scalinata, idem. Fortunatamente c'è un po' di rampa da questa parte, però vi ripeto, con la rampa si arriva fino a qui e poi dove si va? Questo è il cartello che troviamo in via Zoagli 2 sulla modifica di impianto di telecomunicazione esistente. Vorremmo capire che modifiche hanno fatto e soprattutto, se prima tutto questo ripetitore non c'era, che modifica è che importa sui tetti qualcosa di nuovo, di grande, di visibile. Ci sembra un attimino una formula un pochettino furbesca per mettere su un qualcosa di nuovo e non comunicarlo alle persone. Comunque andiamo avanti. Siamo scesi nei locali box, siamo insieme con i cittadini che abitano qui. Come potete vedere, questa bellissima porta antipanico ha un 318 come ultimo controllo, con la firma del tecnico. Guardate qui, manca totalmente non solo la maniglia, ma anche il pezzo dentro la porta. E se andiamo avanti manca proprio la porta, ce la sta facendo vedere il nostro amico Giuseppe adesso. Dire che l'antincendio non serve più, perché manca addirittura la porta. Ecco, l'antincendio in questi palazzi non serve più, forse hanno una sorveglianza di un Dio maggiore rispetto agli altri e non rischiano gli incendi. Questo glielo chiediamo a Rabaiotti, lui che so che ci tiene così tanto alla sicurezza dei palazzi che amministra. Ecco, questo è uno di quei palazzi che forse sarebbe da venire a rivedere assieme. Ed anche qui, come possiamo vedere, il controllo è stato fatto nel 3/2018, seguite. Manca tutta la struttura, manca la barra e la porta rimane così. Che dobbiamo dire? Questa è la situazione di Milano 2019 nelle case MM di via Cittadini 2, via Zoagli. Qui proseguiamo il tour, qui la maniglia c'è e ci sono anche dei begli adesivi del PD, il partito del sindaco, della maggioranza, della giunta. Sarà un caso, c'è anche la maniglia qui, dove c'è il PD c'è tutto. Comunque seguiamo, perché la cosa mi sta facendo parecchio inalberare, perché abbiamo sentito diverse situazioni, incendi, dobbiamo prevenire le cose. Qui ci dovrebbe essere un estintore, invece troviamo un sacco di immondizia. Che da mesi che non vengono a pulire. E mesi, come ci sta dicendo il nostro amico, che non vengono a pulire. E un sacchetto con dentro un sacco di schifezze. Questa non è una sicurezza in un primo piano interrato dove sopravvivono delle persone. Ma andiamo avanti, perché il nostro amico Giuseppe oggi ci sta facendo fare il tour. Lui è una persona che da anni si occupa di questa situazione e sicuramente lui ci vive, ci rimane ancora più male di me che io vengo a vedere questi posti, perché ci si aspetta che in una città che è stata... Lo sai Giuseppe che questa città è stata qualificata dal Sole 24 Ore come primo posto per la qualità della vita? Forse non sono venuti qui però, eh? Qui non vengono. Nella prima cerchia dei Navigli comunque va tutto bene. Qui siamo un pochettino più distanti, ma ci sono delle persone anche qui. Anche qui, antincendio, manca il manicotto, è spaccato.
E dalla ruggine che vedo non sono sicuramente stati i vandali a provocare la ruggine, qui è proprio una mancanza di manutenzione. Qualcuno può aver rotto la serratura, mi va anche bene questa? Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Giulio? 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 Anche voi fate fatica a sentire le voci e i suoni intorno a voi? Con l'età può capitare. Entrate in uno dei centri Senti Chiaro oppure chiamate per prenotare una prova gratuita a casa vostra. Sì, perché veniamo noi da voi, gratuitamente, per farvi provare Basic Pro, un amplificatore acustico che vi aiuterà a sentire meglio a partire da soli 149 euro. Sentirete meglio i suoni che vi circondano, le parole di chi vi sta vicino, sentirete la televisione senza disturbare con un volume eccessivo, ritroverete il piacere di stare in compagnia. Chiamate per sapere dov'è il centro Senti Chiaro più vicino a voi e ricordate, se volete veniamo noi da voi, non vi costa nulla. La nostra missione è quella di far sentire tutti al prezzo giusto. Senti Chiaro, senti meglio. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Nuovo rientro qui in via Cittadini, via Zoagli, veramente il senso pratico, anzi il buon senso di un amministratore pare letteralmente fuggito via. I cittadini sono abbandonati in questa situazione e ancora non è tutto purtroppo. Abbiamo ancora qualcos'altro da vedere. Vi agevolo l'altro pezzo del filmato. Siamo nei sotterranei, l'antro del terrore. Andiamo. Tagliafuoco scorre. Il problema è che non ci sono i manicotti degli estintori. Però almeno si riesce a contenere un attimino l'incendio, se dovesse mai capitare. Speriamo di no, perché comunque vogliamo bene ai nostri cittadini che abitano qua, che sono delle persone che pagano l'affitto e si sono sempre date da fare per la collettività. Le stalattiti all'interno di un primo piano interrato ci danno diversi dubbi sulla stabilità e sulla manutenzione del posto, e questo credo che sia oggettivo. Comunque non abbiamo purtroppo finito, abbiamo anche il secondo piano. Paolo, addentrati nel secondo piano. No. Questa sicuramente le male lingue potrebbero dire che è ruggine prodotta dagli assegnatari di questo stabile, ma io non ci credo. Daniele, tu ci credi? Ma no. Guardate la porta, cioè è possibile in un palazzo che ci sono le antenne del 5G di Iliad sul tetto senza aver avvisato i cittadini e nel frattempo gli si lasciano ste porte così, in questa maniera?
sempre porte senza il manicotto per poterle aprire, porte appoggiate al muro, immondizia e sporcizia dappertutto, non si capisce il servizio che viene pagato ogni mese dai cittadini, dei pulizie, dov'è? C'è un servizio di pulizie? Sì. Sì, certo. Ma non ci sembra che puliscano molto, eh? No, qui ne vengono una volta, non vengono mai, non sono mai venuti qua a pulire. Beh, direi Guarda. Che da quello che vediamo non hai torto, eh? Non è roba di un giorno. Ecco, questi sono i famosi manicotti che ci dovrebbe essere a ogni piano. Ringraziamo quella persona molto ligia che almeno nel secondo piano interrato ne ha lasciato uno. Però vi ricordiamo che gli incendi si possono propagare almeno uno e almeno due. Qui siamo almeno due, abbiamo il manicotto, almeno uno, ce ne manco uno. E come potete vedere in un box interrato di una casa popolare MM si può trovare di tutto, persino una carriola con su delle mattonelle. Abbiamo visto i problemi, le carenze dell'impianto antincendio, comunque del prevenzione fuoco, bottiglie con liquido che non si sa cos'è, questa sicuramente non è urina, più facile che sia benzina, ma la cosa stupefacente è che qui manca qualunque garanzia di sicurezza. Qui dentro non viene a controllare mai nessuno, manicotti buttati per terra, tagliati, scarichi di materiale che non si sa da dove provenga. E il solito box dell'antincendio sfondato, come potete vedere, deteriorato, guardate, mi è rimasto in mano, guardate che roba. Oddio, potrebbe scoppiare un incendio, chiudiamo la porta tagliafuoco, è bloccata. Ma come mai è bloccata? Ruggine. E qui come la mettiamo? Con chi è venuto a fare la manutenzione e soprattutto con chi dovrebbe sovraintendere la manutenzione? Qui non ci passa mai nessuno a controllare, i cittadini hanno pienamente ragione e fanno bene ad arrabbiarsi perché non si può vedere delle situazioni del genere. E purtroppo non finisce qui. E siamo qui in una porta antincendio, ho visto che sono anche numerate, l'84, la 85, revisionate a marzo 2018, a parte le stalattiti che ci possono cadere in testa, ma questa porta non si chiuderà mai. E voi direte, sei tu che hai poca forza? No, mica tanto. Prima di tutto la corda che dovrebbe far scorrere questa porta non è in linea. E guardate qua, ruggine. Ma questa... controllo di sicurezza che viene certificato, da chi viene certificato? Questo non lo approfondiremo perché questa è una situazione che non va tollerata. Questo è un vero e proprio abuso e un danno nei confronti dei cittadini che può diventare un crimine perché qualcuno potrebbe rimanere bruciato vivo qua dentro. E mentre stiamo guardando qui questa situazione in questo garage al secondo piano, sempre di via Cittadini, municipio 8, chiediamo ai vigili urbani, alla polizia locale, qui c'è una targa, Milano 5J4987, cosa ci fa in questo posto? Nessuno è venuto a controllare, questa è una situazione preoccupante perché sappiamo benissimo che qua nei pressi ci sono dei campi rom, ci sono stati dei furti d'auto, dei traffici di auto, qui troviamo delle targhe, non vorremmo che anche questo posto la notte, all'insaputa dei cittadini, nella pericolosità di tutta questa questione, avvenissero dei crimini, quindi informiamo il commissariato di zona e la polizia locale. Queste case qua, quando sono state costruite con i parcheggi, e i parcheggi venivano dati agli inquilini. Dopo un bel po' di tempo qualcuno veniva sotto perché gli davano la chiave e ti dirò pure venivano dei tassisti a mettere la macchina. Poi siccome l'MM ha voluto sfruttare questa situazione ci hanno messo anche il canone per i box sotto. Oggi come oggi a me non mi conviene se ho la macchina a metterli sotto perché... c'è gente che ci dorme. Ho visto le condizioni che ci sono sotto, c'è l'acqua che piove da sopra, l'impianto antincendio non funziona e secondo me di notte c'è un sacco di brutta gente. Perché a volte io la mattina andavo giù a prendermi la macchina e mi trovavo qualcuno dentro la macchina che dormiva.
Ecco, e con questo abbiamo detto tutto, quindi spese condominiali, vorrei capire le spese condominiali qui dove sono, è un danno condominiale, dovreste rimborsarli, Rabbaiotti parlo con te. Poi c'è la questione ancora delle antenne, che sappiamo che non c'è uno studio sulla fattibilità di metterle sulle abitazioni, ma sì sulle aree libere o comunque le aree poco utilizzate, invece qui un appartamento si usa 24 ore su 24, riflettiamo, ripensiamoci, forse il 5G sui tram è meglio che lo mettiamo tra 2 anni dopo che abbiamo fatto qualche studio e abbiamo controllato che non ci siano dei problemi. Poi c'è anche un altro problema, tutta la manutenzione che ho visto io qua dentro, l'abbiamo testimoniata, è in video, quindi non è la mia parola, è oggettiva. Qualcuno ha avuto il coraggio di scrivere marzo 2018 su alcune revisioni, ci sono delle porte che hanno una ruggine che è almeno 10 cm, porte tagliafuoco, quindi è una cosa anche pericolosa. Chi è che controlla DMM i lavori fatti dalle aziende private? Anche questa è una domanda, ve la poniamo qui, siamo qui insieme a tutti i cittadini, quindi ci dovete una risposta e ce la darete presto. Eccoci, stiamo scendendo. Lasciamo perdere le scritte sui muri ACAB che sappiamo cosa vogliono dire. Qua abbiamo ancora una striscia gialla, quella per i ciechi, che gli dice di fermarsi, però precedenza non c'è. Qualcuno ci spiegherà se questa è una procedura corretta per installarli, i cittadini pensano di no. Arriviamo al locale contatore, vediamo un attimino. Contatore, dimmi una cosa che c'è. Se il locale contatore, il locale contatore deve essere congiato così. E come vediamo non c'è nessuna copertura ai contatori, un sacco di lamiere in giro buttate così. Diciamo che non è la maniera più sicura di avere questa situazione qui. Infatti qua la porta è aperta, qua c'è un cartello, cosa dice? Utenza non interrompibile. Ah, perché questa è quella dell'ascensore. Qui ci sono delle valvole. Addirittura qua, guardate, sono un po' mezze bruciate. Non delle valvole, ti tira via la valvola e tu resti in casa a buio. Anche questa è una situazione che non dovrebbe accadere, il locale contatore dovrebbe essere sigillato e chiuso. Come vedi Paolo, ringraziamo Paolo Rusconi delle sue immagini, la maniglia qui è spaccata. Non vediamo il biglietto di manutenzione, quindi qui forse la manutenzione non è mai stata fatta. Addirittura la scritta fuori dice ancora AM, che AM sappiamo che è diversi anni che non c'è più. Queste sono le porte di alcune cantine che troviamo sempre nel palazzo di Via Cittadini 2. Vai, vai. Vieni, vieni dentro, vieni. Ecco, i cittadini ci stanno dando indicazioni. Ma è un locale pattumiera questo, non è una cantina. Cantine di questo palazzo MM, Comune di Milano, come vedete le porte sono state divelte, molto probabilmente in queste cantine qualcuno ci passa la notte, qualcuno è stata addirittura lastrata. Da quanto ci ricordiamo noi, la lastratura veniva fatta perché erano stati rinvenuti corpi del reato, crimini, eccetera. Quindi questa è stata lastrata, poi ci diranno se è così. Qui un'altra porta, come potete vedere, semi scardinata. Non semi, te la tiri via giù. E tutte le restanti porte... sono aperte. Direi che anche oggi ci stupiamo di vivere in una città che dovrebbe essere ai primi posti, anzi al primo posto per la qualità della vita, e invece direi che qui è ben tutt'altro.
Direi che ora ci possiamo anche allontanare dal locale cantine, anche perché l'odore di queste cantine non è dei migliori. Come potete vedere, questo ascensore sicuramente meriterebbe qualche controllo in più. La plafoniera si stacca, lo specchio sta cadendo, negli altri ascensori addirittura abbiamo anche la luce a penzoloni, e proseguendo appunto per questo corridoio, sulla nostra testa troviamo lo stesso problema che c'è nei piani sotterranei, cioè una perdita d'acqua, un'infiltrazione, chiamatela come volete, sotto ci sono le stalagmiti e qui abbiamo questo gradino che chiaramente non ci dovrebbe essere, che rischia di far inciampare le persone e andrebbe sistemato. Le crepe sulle pareti anche qui andrebbero riviste e ricontrollate, perché dopo un'infiltrazione d'acqua, come si vede in giro, sicuramente, guardate questi stipiti di questa casa anche. Proviamo a vedere un altro ascensore che si apre e qui la plafoniera va bene, lo specchio va bene, ma guardate qui, manca il coperchio, ci sono i fili fuori. Adesso non è che noi vogliamo per forza criticare MM, però diciamo che guardate anche qui, quanto tempo è che non si vede una manutenzione, come mai ci sono queste situazioni così? Al di là di tutto lo sporco che abbiamo trovato, le antenne, la ruggine, le porte tagliafuoco, direi che oggi possiamo chiudere qui. Questa è una panoramica del cortile di via Cittadini 2 e via Zoagli 1. City Report, seguiteci. Lo studio odontoiatrico Masci si trova a due passi da Piazza Duomo e da 30 anni si prende cura della salute dei propri pazienti, offrendo consulenze gratuite e preventivi senza sorprese per ogni tipo di intervento. Da noi troverete i migliori dentisti specializzati in implantologia, ortodonzia invisibile, protesi, sbiancamento, faccette estetiche, terapie laser e cura del sonno. Inoltre sarete affidati allo stesso medico per tutto il periodo di cura. Lo studio Masci è riconosciuto dai principali fondi di assistenza sanitaria e offre pagamenti dilazionati senza interessi. Sono il dottor Masci. Se hai un problema ai denti, chiama subito il numero in sovraimpressione per una consulenza immediata. Vuoi dare una seconda vita alla tua pelle? Affidati alla linfa di vite e all'acqua biologica di Kiwi, contenute nei cosmetici di Ardex, che doneranno splendore e giovinezza al tuo incarnato. Pensati per offrire un'alternativa naturale alla cura del viso, sono ipoallergenici e privi di sostanze tossiche. La linea 51.3 di Ardex propone un siero viso anti-age, una crema idratante e un gel contorno occhi per le esigenze di ogni pelle. Con la loro texture setosa e fresca fragranza, sono adatti a uomini e donne. I cosmetici sono disponibili sul sito ardexshop.com e se desiderate un consiglio dagli esperti di bellezza, chiamate il numero verde 800 035 190. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di via Dante, ci siamo trasferiti in via Govone 68, angolo via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal tupè alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari. Siamo tornati, eccoci, avete visto insomma in questo municipio 8 le case MM in che condizioni si trovano. Direi che possiamo dire che la situazione comunque delle case MM, salvo qualche rara occasione, come manutenzione siamo messi tutti a quei livelli lì. Vedere quelle porte arrugginite con una revisione fatta neanche un anno fa, quelle porte tagliafuoco che al solo toccarle cadono a pezzi con una revisione di un anno fa,
direi che più che l'interessamento dei politici in questo momento avrebbe bisogno di un intervento della Procura della Repubblica per vedere le certificazioni come vengono fatte. Mary, cosa mi vuoi dire di tutti questi lavori che hai visto, certificati, eccetera? Guarda, è una cosa vergognosa, non è possibile che le case popolari siano tenute in questo modo, non è possibile che la manutenzione, la maggior parte è stata fatta nel marzo 2018, cioè, e comunque in un anno le porte antincendio, dove c'è... porte tagliafuoco, comunque. Sì. Comunque è una situazione vergognosa, perché in un anno non si conciano in questo modo, non si crea questa ruggine, non si rompono, è impossibile. Qui c'è qualcuno che non fa il proprio lavoro. Lo mando io un messaggio anche al presidente del tuo municipio, Zambelli, no? Allora, le cose qui sono oggettivamente due. O la certificazione non è stata fatta, è stata fatta in maniera artificiosa, o altrimenti il palazzo ha problemi di crollo, problemi strutturali, problemi, come vede, di muffa nera. E anche quindi... la muffa, Tullio, scusami se ti interrompo, comunque è cancerogena, sul lungo andare porta dei problemi di salute, come può portare l'asma, soprattutto i bambini ne sono soggetti, può tosse, comunque bronchiti, cioè è pericoloso, ovviamente non è una cosa che succede in un anno, è una cosa sul lungo termine, certo. Devi stare lì almeno 5-10 anni. Beh, diciamo, Mary e anche Aurelio, che questi cittadini sono fortunatissimi, perché si prendono la muffa nera quando vanno nel box e le onde elettromagnetiche quando vanno a casa. Anche questa cosa. Cosa gli manca? Cosa gli manca? Gli manca solo la sfortuna. Hai visto? Prima avete fatto vedere un ascensore. E negli ascensori sicuramente o erano tutte persone anziane e non c'erano bambini, o se ci sono dei bambini che poi usufruiscono di quell'ascensore. Daniele prima ha mosso lo specchio. Sì, sì. Cioè, da un momento all'altro quello specchio cade addosso a un bambino e la cosa non è tanto piacevole. Ma non solo, ci sono le illuminazioni della parte alta, chiaramente obbligatorie, che non hanno la loro protezione, che è obbligatoria anche quelle. E sì. Indovina, Mary, è certificato anche l'ascensore. Anche per spegnere il fuoco, che venivano giù i pezzi, che comunque non c'era l'estintore, cioè, ma stiamo scherzando, è pericoloso, è davvero pericoloso. E tra l'altro i cittadini, come Guarda. Avete sentito, non è un parere mio, ci hanno detto che MM gli fa pagare il posto box auto per queste situazioni qua. Figuriamoci. Fra l'altro c'è il pavimento che è sconnesso e vorrei appunto ricordare che in questo stabile è presente anche un centro anziani che casualmente, Aurelio, sai dove si trova? Sotto il ripetitore. Quindi agevoliamo la vita di queste persone che volge al termine essendo anziani, noi la vogliamo agevolare. E poi riferisco io un fatto increscioso avvenuto, insomma, abbiamo delle persone all'interno di questo palazzo, dei bulletti dediti a alcuni traffici, tra cui fumo, droga, eccetera, che spadroneggiano e intimidiscono le persone. Noi siamo stati lì, non ci intimidiamo per niente, neanche i cittadini onesti, però chiediamo alle forze dell'ordine di dare supporto a questi cittadini, di essere più presenti se possibile, e poi chiaramente chiediamo anche a Mary come municipio, si può fare qualcosa, una visita guidata, un controllo delle certificazioni? Io comunque lo sai che il municipio ha pochi poteri, sono soprattutto io che sono in opposizione. Comunque mi metto a disposizione dei cittadini e se c'è da fare qualcosa a livello municipale sono la prima a mettermi in gioco, mi possono contattare tranquillamente. Ok, Aurelio, sempre riguardante appunto queste immagini che stai vedendo, tu hai visto un palazzo simile che purtroppo però ha avuto un destino peggiore, perché dopo che lo avevamo visitato purtroppo ha preso fuoco. Ti dirò, parliamo, scusami, di via Sembon, perché sennò la gente... Sì, via Sembon 6, eccolo qua. Che è zona Baggio per intenderci, e chi ci segue sa benissimo che noi circa un anno e mezzo fa siamo andati e abbiamo fatto vedere che mancavano tutte le bocchette antincendio, c'erano problemi sull'impianto, ecco qua, le immagini parlano da sole, e denunciamo il fatto di un ipotetico incendio possibile, perché è oggettiva la cosa. Guarda qua l'impianto elettrico e qui ci pioveva, se ben ti ricordi. Sì, sì, certo. Ecco, vorrei ricordare che fra l'altro, non so se abbiamo tutte le foto che abbiamo scattato al momento, ma addirittura c'era sul cartello con scritto impianto non revisionato. Tra l'altro mi viene da dire, dopo aver visto via cittadini, Mary, forse è meglio che ti dicano che l'impianto non è revisionato, piuttosto che ti raccontino una panzana incredibile. Ma guarda questa foto, cioè scandalosa. Sì, sì, sì. E questa è l'acqua che c'era nel... Infatti ha preso fuoco quanto tempo fa, Aurelio? Ma pochissimo fa, 2-3 anni fa. Sì, 2017, 2 anni fa.
un anno e mezzo fa. In questo caso poi è intervenuto dopo l'incendio idrante fuori servizio, è intervenuto l'assessore Rabaiotti, adesso attendiamo di sapere quando saranno completati i lavori, ma il palazzo ha subito un danno non da niente, cioè ha subito un bel danno, no, proprio per la mancanza di questa... Il problema è che l'incendio è successo 3 settimane fa, ad onor del vero Rabaiotti era lì circa una ventina di minuti dopo l'incendio. Anche se era domenica, confermo. Anche se era domenica, quindi tanto di cappello per Rabaiotti. Però il guarda sti cavi. Esatto, il problema è che se va a farsi una semplice passeggiata senza poi risolvere il problema, e allora può starsene anche comodamente a casa sua, che forse è meglio. Ma io voglio chiedere perché dopo le delibere approvate, dopo che uno vede la situazione e ne prende coscienza, il problema non viene risolto. Io posso capire che ci sono tante case comunque popolari di gestione MM in situazioni disastrose, però una alla volta almeno non è che si chiede tanto, piuttosto che niente è meglio poco. Sì. Cioè si può fare qualcosa, perché non viene fatto? Perché vengono lasciate abbandonate lì al loro destino? Cioè le persone comunque pagano un affitto, magari ci sarà sicuramente l'abusivo, il moroso, però almeno per chi paga ha il diritto di vivere in un contesto perlomeno dignitoso. Poi direi che in un concetto dove il sindaco dovrebbe essere un buon padre di famiglia, forse invece di impacchettarmi Porta Venezia e spendere dei soldi in altre operazioni inutili, tra cui nuovi campi rom e altre piste ciclabili discutibili che finiscono nel niente, queste sono le vere esigenze dei cittadini di Milano. Sì, sicuramente un sindaco quando viene eletto porta avanti il suo mandato. Beh, noi vi stiamo evidenziando il fatto che nonostante la sua validissima comunicazione, i problemi ci sono e non basta un concerto, un'intervista con un cantante famoso a farle scemare, perché la gente qui ci vive tutti i giorni. Fra l'altro Aurelio, un'altra notizia appunto che secondo me è da dare, appunto, è sulla questione di Piazza d'Armi. Visto che abbiamo parlato, c'è stato l'incendio in Sembon, in Piazza d'Armi stanno proseguendo i roghi. Ve lo dico solo per informarvi sul fatto che nessuna oggi ci ha messo ancora mano. Assolutamente. Prossimamente noi andremo a parlare, o comunque avremo da relazionarci insieme ad Aurelio e altri cittadini, con Invimit, che è proprietario delle parti che sono state adesso messe in sicurezza, per chiedere un attimino che fare, perché a quanto pare adesso i rifiuti li stanno lanciando all'interno dei magazzini per non farli vedere in strada, per mimetizzarsi un po', lanciano i rifiuti dentro la ex magazzini di Baggio, non è una cosa sicuramente... E permettimi di ricordare per l'ennesima volta che nei dintorni della Piazza d'Armi ci sono 3 o 4 associazioni sportive piene di bambini. C'è un ospedale, l'ospedale San Carlo, dove all'interno ci troviamo bambini, persone anziane, giovani. Però tu mistichi, l'ospedale San Carlo sai benissimo che nei progetti della regione c'è di chiuderlo. Sì, nei progetti futuri. Se l'incendio succede domani mattina, cosa facciamo? Va bene, va. Ma Tullio, una domanda. Tu che vedi molte di queste situazioni, le case MM o popolari in genere sono conciate male solo in periferia o anche nelle zone un po' più signorili, chiamiamole così? Allora, per quello che ti posso dire, io mi sono fatto in questi ultimi 3 anni un tour, proprio un paio di tour di tutte le case popolari, sia Aleri che MM. E non ho paura di dirlo e non ho paura di rappresaglie. Devo dire che quando si parla di carrozzone pubblico, raccomandati, lavori effettuati male, soldi spesi male. Vi faccio un esempio. In una zona di Milano, che è la zona 4, si stanno facendo dei lavori per la bonifica dell'amianto. Allora, bonifica dell'amianto, va bene. Allora, i cantieri di bonifica dell'amianto sono una cosa incredibile e costosissima, va bene. In questo stesso palazzo, dopo decenni, avevano cambiato le porte della cantina, quindi 10-12 porte cantine nuove, perfette. Hanno fatto la bonifica amianto e queste porte, che non hanno forse neanche un anno e mezzo, sono state sostituite e buttate via. Secondo voi in un palazzo privato succede una cosa del genere? Gli si fanno pagare 2 volte le porte delle cantine ai condomini? E questa è solo una cosa, le altre ve le voglio documentare, perché sennò poi a parole mi potrebbero dire che non è così, ma la situazione l'ho vista, ho le foto anche di questa cosa. Vorrei fare un'altra domanda a Mary. Allora, tra tutte le case popolari MM che ci sono appunto nel municipio 8, io ne ho viste conciate, abbiamo anche la famosa via Bolla, sì, che è Aler. Sì, sì, sì. Ecco, dobbiamo raggiungere un altro livello limite anche qui, secondo te, o si riuscirà a intervenire con MM Comune di Milano?
Non lo so, guarda, via Bolla è una situazione davvero critica, mi dispiace, io ho conosciuto anche i cittadini residenti, perché poi instauri quella sorta di empatia, perché ti dispiace che delle persone vivano in una condizione di paura. Penso stai parlando non dei Rom che occupano, chiaramente gli altri. Sì, gli altri, hanno paura. No, perché invece il municipio 8 molte volte parla più dei Rom che dei... Cioè, perché quando siamo andati, mi ricordo, con il consiglio di municipio a fare la commissione lì in via Bolla, un cittadino residente mi ha inviato la foto prima che AMSA passasse, invece quando siamo arrivati noi con la commissione, AMSA era passata, aveva pulito tutto, anche questo perché? Perché succede? Oh, ma che notizia, Mary, che mi hai dato. Allora non sono io quando vado con Daniele Aurelio e la nostra troupe nei luoghi che fotografiamo e dopo viene la commissione dopo una settimana e mezz'ora prima passa l'AMSA, allora è una pratica. Sì, ma se noi dobbiamo verificare un luogo, dobbiamo comunque dare un nostro giudizio, parere, è inutile che AMSA passi prima, perché noi non vediamo la realtà dei fatti, quello che le persone vivono tutti i giorni. Comunque via Bolla è una situazione davvero vergognosa, non è giusto che determinate persone vivano in queste condizioni, ci sono anche comunque, alcuni sono stati minacciati dai Rom che sono residenti abusivamente lì, fanno del racket, comunque Tullio tu la situazione conosci benissimo, sei venuto anche tu. No, era solo per dire che insomma sto municipio 8 non è come il municipio 3, dove la stessa maggioranza di sinistra ha fatto un assessorato alla felicità, magari te lo metteranno anche in zona da te, perché... L'unico assessore alla felicità. Ah, è l'unico di Milano? Io mi chiedo come fai a garantire la felicità a tutti, cioè nel senso, cosa c'è? Beh, è una persona, si vede, molto ironica e simpatica, ti consiglio di andare a vedere la foto così per darti anche voi, se volete andare a vedere, municipio 3, assessorato. È quello che ha fatto dipingere i piloni... Sì, 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 è quello che ha fatto dipingere i piloni del Parco dell'Acqua, ma è un altro, non vorremmo divagare troppo. Aurelio, ti faccio l'ultima domanda, perché il tempo purtroppo è tiranno e noi ci piace un po' chiacchierare di tante cose. Cosa pensi che succederà in via Sembon adesso? Ci sarà più controllo dopo che c'è stato questo incendio? Allora, a parer mio non succederà assolutamente niente, ma spero di sbagliarmi e spero che i fatti mi sbugiardino. Purtroppo in passato ci siamo trovati ancora in situazioni simili a queste e ho avuto ragione, non si è fatto nulla di concreto. Il paradosso, sai dov'è? Che sulla tratta di via Sembon c'è via Forze Armate, sì, dove hanno speso 1 milione di euro circa per fare degli sparti traffico al centro della strada di via Forze Armate. Ah, quelli per creare traffico? Quelli creano traffico e creano insicurezza, perché quella è un'arteria per l'ospedale San Carlo. Lì dove c'è traffico e c'è un ferito grave, un'ambulanza è bloccata totalmente e voglio vedere come farà ad arrivare per tempo per salvare la vita del ferito. Il tempo è scaduto, siamo in finale di puntata, comunque vi rinvito anche per la questione appunto della viabilità, perché sto vedendo delle robe sulla viabilità, diciamo che in sintesi vogliono bloccare la mobilità motore dei singoli, delle persone. Comunque per oggi concludiamo, saluto la Maria De Muzio. Ciao Tullio, grazie mille, sarò felice di venire quando mi inviterai. Ma con molto piacere, un saluto anche ad Aurelio Miranda. Grazie anche da parte mia e buonasera a tutti i telespettatori. E concludo con un pensiero personale, dedico questa puntata alla persona più importante della mia vita, la mia mamma, che non c'è più. Ciao mamma, alla prossima.